Buongiorno. Questa settimana vorrei parlare di un argomento che ritengo molto importante, cioè di intreccio e di come annodare vari intrecci se ci sono un intreccio primario e degli intrecci secondari. Allora, un difetto che trovo spesso nei manoscritti è quello di essere di fronte a delle storie che non prendono forma, cioè arrivo a metà della lettura del manoscritto e ancora non so bene dove mi trovo. Magari sono buoni dialoghi, buona rappresentazione dei personaggi, ma mi sfugge la storia, cioè dove vuole andare a parare l'autore. E questo è uno dei motivi per cui quando arrivo a metà e ancora non posso rispondere a certe domande che mi pongo, io abbandono la lettura. E penso che un lettore meno forte di me, o forse che non va alla ricerca come me di buoni manoscritti, magari penso che abbandonerebbe anche molto prima. Allora, bisogna sempre che il lettore sappia qual è il senso della storia. La trama è azione, quindi ogni momento deve proporre al lettore qualcosa che accade o che sta per accadere. No? Gli anglosassoni parlano di plot, e questo è vero per tutti i tipi di romanzo, di racconto anche. Ci può essere il plot d'azione, plot of action, l'intreccio psicologico, plot of character, quindi basato sui personaggi, sulla loro psicologia, o il plot of thoughts, cioè diciamo l'intreccio di tipo filosofico. La storia deve prendere forma e quando è arrivato a metà della stesura, un autore dovrebbe guardarsi indietro per vedere se sta portando avanti bene quello che la narrazione, no? E intanto guardare avanti verso la conclusione. Io consiglio sempre, soprattutto ai principianti, a quelli che non hanno ancora una grande esperienza di scrittura, di lavorare avendo una trama principale, no? Che deve attraversare tutta la storia, che deve avere quindi un'apertura, un culmine, un finale e far convergere su questo l'attenzione del lettore, no? Poi vedremo, poi si possono agganciare anche delle trame secondarie. Quindi si procede poi per tappe e ogni tappa ha una svolta e una soluzione. Io ho citato in miei video recenti due opere che sono molto diverse tra loro, ma che secondo me sono da studiare a fondo perché ci possono insegnare tantissimo, e sono Il Signore delle Mosche di Golding e Airport di Ada Haley. Golding ha una trama principale, ho detto, che è abbastanza semplice, una trama di tipo filosofico, trama di pensiero, cioè la sopravvivenza di un gruppo di ragazzi naufragati su un'isola rappresenta, è una metafora, insomma, per la sopravvivenza della nostra civiltà. Quindi c'è una prospettiva a lungo termine, ci sono tante frammentazioni intermedie che vengono via via risolte dall'autore. Per esempio, è difficile riunire tutti i ragazzi naufraghi su quest'isola. Qual è la soluzione proposta? Avevamo letto anche il brano, credo, il ritrovamento di una conchiglia che viene usata come una specie di tromba, no? C'è la difficoltà di accendere un fuoco. Cosa fanno allora? Piggy, uno dei ragazzi, ha degli occhiali che vengono usati quindi come lente per far convergere i raggi del sole e accendere il fuoco.
Questi stessi occhiali, poi ci sarà una squadra rivale di ragazzi che si forma che riuscirà a rubarli. Quindi togliendo al gruppo di altri ragazzi sia il fuoco di per sé, sia la vista al ragazzino a cui portano via gli occhiali, pigli, sia in senso metaforico più ampio la sua visuale delle cose, cioè la capacità di vedere in modo allargato. Quindi è perché, tra l'altro, Golding è abilissimo nell'usare questi oggetti in modo anche simbolico, pur costruendo delle scene di grande realismo al tempo stesso. Come accennavo poco fa, nelle opere di una certa lunghezza è importante introdurre anche delle trame secondarie. Queste trame secondarie, se ben sviluppate, servono a dare spessore alla narrazione. L'altro libro che citavo era appunto Aeroporto di Adar Haigh. Allora, è un'opera molto complessa, con tante trame secondarie, ma sono tutte trame che sono comunque interconnesse e che sono costruite con grandissima abilità. E questa è l'altra parte che fa di quest'opera un bestseller e che poi è stato sfruttato anche nel mondo del cinema, lo sappiamo bene, su questi film sugli aerei, sugli aeroporti, gli incidenti aerei, eccetera, ne abbiamo visti a Iosa. Allora, l'opera, dicevo, complessa, allora, l'autore ha usato come elemento di continuità l'ambientazione, parleremo di questo in altre occasioni, comunque c'è un elemento di continuità, c'è un'ambientazione, il grande aeroporto, in un periodo, in alcuni giorni, di terribili tempeste di neve, che quindi aumentano, acuiscono i problemi che già bisogna risolvere in un grande aeroporto, un direttore d'aeroporto, Mel Bakersfeld, tutta una serie di, dicevo, di trame secondarie. Per esempio, quasi subito all'inizio parte una trama secondaria che vede come protagonista uno dei piloti, che per inciso è il cognato del direttore dell'aeroporto, di questo Mel, e si chiama Vernon Demarest, il quale ha una relazione, essendo sposato, una relazione con una giovane hostess che si chiama Gwen. E quindi c'è la trama secondaria di questa relazione amorosa, ma al contempo i due saranno sul volo diretto a Roma, dove un personaggio così farà esplodere una bomba e saranno ambedue coinvolti, lui come pilota, lei non soltanto come hostess ma anche come una delle ferite, delle vittime che riportano più gravi ferite, e insomma andrà avanti così. Questa è una delle varie trame secondarie. Nel contempo vengono agganciate delle altre trame a questo, per esempio per la tempesta di neve la più grande e più lunga delle piste dell'aeroporto viene bloccata in quanto un grande aereo facendo manovra si impantana uscendo lateralmente e quindi la rende inservibile, ma è proprio questa pista che invece servirà poi per far decollare per far atterrare l'aereo che ha avuto l'esplosione a bordo. Allora, ecco che entrerà in gioco un ulteriore personaggio e un'ulteriore trama secondaria, questo personaggio che si chiama Joe Patroni, e che riuscirà in modo molto audace a liberare questa pista. Quindi vedete, tutte trame secondarie che vanno in qualche modo a intrallacciarsi l'una con l'altra, a richiamarsi l'una con l'altra e portano avanti l'azione ad ogni momento in modo incalzante, no? Alternandosi però, in modo che creano anche nel lettore, queste interruzioni creano nel lettore
delle aspettative. Se l'opera che scrivete è semplice, tipo lui incontra lei, si amano, ma poi ci sono delle difficoltà, si lasciano e alla fine torneranno insieme, che è la trama di praticamente di tutti gli Harmony, che sono comunque in genere visti però dal punto di vista femminile, ma semmai parleremo una volta di questo fenomeno Harmony che è straordinario. Ecco, dicevo, comunque, se avete delle trame semplici così, dovete per forza trovare qualche trama secondaria, qualcosa, altrimenti diventano noiose, diventano troppo prevedibili, no? Trame possono essere costruite in modo diverso. Io con Airport ho fatto un esempio di trame convergenti, quindi che si annodano a diversi punti della trama principale, possono essere anche delle trame parallele, quindi che si due storie che si sviluppano intrecciandosi. L'importante è sempre che l'autore abbia sotto controllo i fili della narrazione per tirarli al momento giusto. Quindi ci deve essere un inizio che è collegato logicamente ad un finale, con un nucleo centrale, ed è proprio da questo nucleo centrale in genere che si possono tirare dei fili interessanti da legare sia verso l'inizio sia verso il prosieguo della storia. Naturalmente tra le varie scene e le varie vicende si dovrà creare degli elementi di connessione, di passaggio, di continuità o di transizione, che possono essere varie cose, non ultimi, come vi dicevo, quegli elementi espositivi che possono chiarire molte cose al lettore, senza peraltro cercare di appesantire troppo la storia, ma che possono anche servire utilmente per passare da un argomento all'altro, oppure possono essere dei cambi di punti di vista. Insomma, ci sono tantissime, tantissime tecniche per fare questo, e ogni romanzo, diciamo che forse, o anche ogni narratore proprio ha le sue proprie manie o i suoi gusti personali, no? Per comunque ci sono degli elementi che servono come transizione, e la cosa che vi raccomando è, in genere, non limitatevi a giustapporre le varie cose, le varie scene, cioè ci devono essere dei legami, perché altrimenti il lettore, specialmente se l'opera ha un certo peso, una certa corposità, non riesce poi a seguire la vostra storia, la trova noiosa, la trova poco motivante, l'abbandona e non sceglierà mai più uno dei vostri libri. Allora, riassumendo, cosa dobbiamo fare? Quando siamo a metà di un manoscritto, più o meno, voltiamoci indietro e guardiamo avanti, chiedendoci molto onestamente se ha preso forma, e se un lettore che non ha in testa tutto quello che avete voi capisce qualcosa oppure no. Secondo argomento da tenere presente è che la trama è azione, quindi deve esserci sempre qualcosa che accade o che sta per accadere e poi che è accaduto, su cui creare anche aspettative. Ci deve essere, io consiglio sempre, una trama principale su cui annodare in modo opportuno delle eventuali trame secondarie che servono per rinforzare, per contrastare o anche per creare suspense. In ogni caso, la narrazione vostra avrà un certo ritmo, dovete anche porvi questo problema: la mia narrazione ha ritmo oppure è piatta, è noiosa, non succede mai niente, o succedono delle cose che non sono collegate tra loro. Come vedete, il problema è estremamente ampio, non c'è una ricetta precisa per cui posso dirvi fate così,
ma certamente credo che su alcune cose che ho detto abbiate materiale di riflessione e possiate magari rileggere il romanzo che state scrivendo, la storia che state scrivendo, domandandovi se vi siete domandati alcune delle cose che vi ho detto, oppure se siete andati avanti così fiduciosi nella vostra capacità di improvvisazione. Scrittura non è improvvisazione, scrittura è riflessione, è costruzione, è geometria e poi è anche tanta passione e voglia di raccontare. Alla prossima.